Buonasera a tutti ragazzi e ragazze, eccomi con un nuovo video per parlarvi delle cartridge della Sizzix Eclipse. Allora, cosa sono le cartridge? Le cartridge non sono nient'altro che delle cartucce dove sono memorizzate diverse cose. Allora, in base alla cartridge che voi acquistate, avrete una serie di cose, ad esempio, facciamo una cosa, ve ne faccio vedere una che è meglio. Allora, le cartridge sono queste. Allora, voi non immaginate quante volte io andando sul sito della Sizzix UK, vedevo queste e immaginavo che fossero, come si può dire, delle cartucce tipo da stampante, nel senso che coloravano chissà quali cose. No, allora, questi sono praticamente come delle memorie esterne. Allora, in queste memorie esterne ci sono diverse cose. In base alla cartridge che voi andrete ad acquistare, troverete quello che volete. Tantissimi alfabeti. C'è anche il nostro amico Tim Holtz. Poi, vabbè, io adesso dentro il mio controller avevo, non so se si vede, album, bags and boxes. Perché stavo facendo delle scatoline per fare un regalo ad un'amica. Allora, partiamo dall'inizio. Perché acquistare la Sizzix Eclipse? Perché di una comodità infinita, perché dà la possibilità di avere tramite eCall ed SVG Cut tantissimi disegni gratis, perché dà la possibilità di avere subito le scatoline già tagliate, che non è cosa da poco, ve lo posso assicurare. Per una come me che fa bigiotteria, faccio bracciali, faccio collane, però ad esempio quest'anno si usavano molto i bracciali in fettuccia. Per cui il sacchettino in organza, il sacchettino di plastica, non mi piaceva più, avevo bisogno della scatolina. Per cui cosa ho fatto? Niente, semplicemente mi sono procurata la Sizzix Eclipse. E vi posso assicurare che mi si è aperto un mondo, perché anche se io già avevo, anzi, la vedete lì dietro, dove c'è il mio ditino, la Big Shot, cioè, è una signora macchina manuale, perché taglia feltro, taglia tessuti, ci ho tagliato anche la lana cardata, ci ho fatto di tutto veramente. Quella povera Big Shot ogni tanto, secondo me, mi guarda e mi dice: ti prego, lungi da me. E infatti sì, l'ho messa in vendita, però non lo so fino a che punto sono convinta di darla via, la Big Shot. E niente, mi sono comprata la Eclipse, che ti dà una marea di cose in più in confronto alla Big Shot, prime tra tutte le scatoline. Perché se, anzi, quando avevo bisogno di scatoline un attimino più importanti della solita scatolina 2,5 x 2,5, cioè non riuscivo a farla, se avrei dovuto avere la Big Shot Professional. Ho detto a questo punto, piuttosto che comprarmi la Big Shot Professional, mi compro la Eclipse. Infatti l'ho fatto, ne sono ultra mega felice. Ho trovato una marea di amici, David, Jean,
una che ha un nome impronunciabile, Crippi Clappi, qualcosa del genere. Comunque, facciamo tutte parte di un gruppo di creative. Vabbè, loro sono americane, penso di essere l'unica italiana. Veramente è come far parte di una grande famiglia perché tutti condividono tutto. Non c'è rivalità, non ci sono invidie, non c'è assolutamente niente di tutto ciò che io purtroppo sul mondo virtuale ho trovato. Comunque, non sono qui per parlare del web, sono qui per parlare delle mie cartridge. E, ce ne sono tantissime, davvero. Se andate sul sito CZIX ne trovate a mai finire. Anche T-Moles ha fatto delle cartridge, se non sbaglio, non vorrei dire assurdità. E come si utilizzano? Semplice. Allora, quando voi acquistate la Eclipse, vi arriva il controller. Questo. Allora, questo è il controller. Vediamo se magari accendo la luce. Boh, proviamo. Sì, forse. Allora, questo è il controller. Si apre. C'è questa tastierina dove po voi potete dare i comandi alla vostra Eclipse. Potete fare tutto ciò che di solito fate col computer, lo potete fare tramite questo. Cosa si fa? Vedete questo spazietto? Bene, non dovete fare nient'altro che prendere la vostra cartuccia e inserirla al suo interno. Finito. Poi accendete la macchina. Altra cosa molto importante. Potete lavorare in due modi con la Eclipse, o tramite il controller, come vi stavo facendo vedere, o tramite il computer. Ci sono due prese di entrata per il vostro computer e per il controller, una diversa dall'altra, contrassegnate. E io cosa devo fare adesso, visto che vi sto facendo vedere il controller? Inserisco quello blu dentro la fessurina e voilà, mi si accende il controller. Di solito mi saluta. Vediamo se mi saluta, cosa mi dice. Sono qui per fare qualcosa con te. Ok, va bene. E ovviamente non riesco a farvelo vedere perché no, vabbè. Allora, abbiamo. Qui mi sta chiedendo di aprire la categoria che io più desidero. Allora, mi dà albums, bags and boxes. poi, cosa vi posso dire? Niente, voi aspettate, con questo scegliete ciò che volete. Con questo niente per adesso, ve lo spiegherò in un altro video. Con questo passate, vediamo se riesco a farvelo vedere. No, allora prima devo selezionare la modalità e scelgo metti album. Album, allora me ne dà uno, due, tre, quattro, cinque, sei. Sei album, vi rendete conto? Sei album, così voi dovete solo infilare il cartoncino dentro la macchina e fa tutto la macchina, ve lo misura la macchina, ve lo taglia la macchina, non avete più bisogno di taglierine, non avete più bisogno di centimetri, non avrete più bisogno di niente, fa tutto la Eclipse. Come se non bastasse, non solo vi dà la possibilità di avere gli album, le borse o le scatole, ma schiacciando questo tastino dove ci sono le due freccette,
Ecco, mi chiede quali pezzi dell'album desidero e quanti pezzi ne desidero. Poi io ovviamente con questo cursore scendo e mi dà gli abbellimenti. Cioè, ragazzi, ma vi rendete conto? Non ho più bisogno dei punch, non ho più bisogno di spendere centinaia di euro, perché tutto sommato poi, cioè, noi andiamo a spendere centinaia di euro per punch, per fustelle, per avere quello che abbiamo qua. Cioè, qui abbiamo una qualsiasi. Allora, e poi per ogni album c'è il suo abbellimento, voglio dire, non è che c'è un abbellimento per tutti gli album. È così come se io vado nelle bags. Vado a cercarmi le borse, adesso vi faccio vedere. Scelgo una borsa, la prima, ok. Mi chiede le misure, non devo più misurare, io ho fatto tutta la macchina. E una volta che io ho deciso, posso decidere anche l'abbellimento della borsa. Aspetta, cioè, sei tipi di abbellimento, cioè, ma stiamo scherzando. Cioè, io sono rimasta scioccata. Io, vabbè, sapevo che era una macchina molto, molto, molto valida, ma che addirittura avessi tutto questo in una semplicissima cartridge, vi giuro, è spettacolare, spettacolare, veramente. Poi, al prossimo video, invece, vi spiegherò come togliendo la presa dal nostro controller e inserendola flop, nel nostro computer, riusciamo a lavorare col nostro computer e ad assemblare diverse figure insieme tra di loro, per fare delle cose eccezionali. Io ho fatto adesso, sto preparando un cartellone per Halloween e sto partecipando a un contest Sizzix. Scusate, a un contest Sizzix, sempre riguardante Halloween, che io adoro. Cioè, prendendo tutto dal web, perché avendo i call e andando su SVG Cut, si ha non solo l'opportunità di acquistare immagini a pagamento, ma ci sono anche centinaia di immagini gratuite, per cui, cioè, vi si apre, ve lo giuro, vi si apre un mondo. Abbiate fiducia in me, vi posso assicurare che vi si apre un mondo. Con queste parole, con questo osannamento alla Sizzix Eclipse, vi lascio al prossimo video dove vi dirò come si lavora col computer e la nostra Sizzix Eclipse. Vi auguro buona creatività a tutti. Ringrazio i miei vecchi iscritti che hanno una pazienza da santi a sopportarmi, i miei nuovi iscritti. Se avete gli amici, fateli iscrivere. E buona creatività a tutti. Ciao!